Vito, da stamattina siamo immersi in questa magnifica realtà virtuosa dal punto di vista umano e gestionale del Conte. Che idea ti sei fatto di questo paese? Ma guarda, una sorpresa che non avrei mai potuto immaginare. Immerso in questa serenità, in questa civiltà di arte, un paese che, come dire, onora e dà importanza e rispetto all'arte. I murales sono di fattura eccellente, ma soprattutto è l'accoglienza del paese. Un paese, come dire, che si rispetta, è un paese tranquillo, civile, pulito, cioè cose difficili da trovare oggi in giro. E poi, voglio dire, la composizione del paese è talmente morbida, armonica, che mi fa pensare subito a quello che era la mia attività, tra i colori e la musica. Ma questa cosa mi ha colpito per la coerenza, per il rispetto della natura, per la civiltà, per l'accoglienza. Adesso oggi non ho avuto modo di conoscere il tessuto tra giovani e meno giovani, ma sono sicuro che sarà uno scambio. Io ringrazio il sindaco perché mi ha dato la possibilità di entrare, più o meno, insomma, di accogliermi in questa società.
modesto. Ma cos'è questo? Fatti toccare. Oh mamma! Perché mi guardi? Non sto sognando. Non sono morto. Se sono vivo, cos'è successo? Questa notte ho pregato che un miracolo sia avverato. Poco non ha capito quello che volevo io, ma i miracoli sono solo nelle favole di Dio. Sto vivendo la favola.